La Piazza Smart, questo pomeriggio vengono presentati 32 progetti per il Campidoglio nell'ambito di Torino Living Lab. In che cosa consiste questa iniziativa, assessore Pisano? Questa iniziativa è un'iniziativa che è nata appunto 6 mesi fa. 6 mesi fa sono stati scelti 32 progetti da sperimentare sul suolo del Comune di Torino, precisamente nell'area Campidoglio. La sperimentazione riguarda sia l'utilizzo di nuove tecnologie, sia l'analisi di comportamenti dei cittadini, sia nuovi servizi per la comunità, arredi urbani, gestione delle risorse efficienti, quindi sono tutta una serie di progetti che vengono sperimentati sul suolo della città, insieme alla pubblica amministrazione e al cittadino, per creare una città più a misura del cittadino di Torino. Oggi presentiamo questi 32 progetti. La cosa molto importante di questi progetti è che sono dei progetti che davvero mirano a capire quali sono le esigenze del nostro cittadino e a sviluppare servizi sempre più vicini alla popolazione. Questo è possibile anche grazie all'analisi dei dati che ci permette di capire sia le attività del cittadino, sia come il cittadino utilizza le risorse del Comune di Torino e ci permettono di offrire nuovi servizi sempre più digitali e integrati, oppure di aiutare il cittadino a modificare alcuni comportamenti che possono portare delle problematiche all'utilizzo delle risorse, quali l'aria, l'inquinamento dell'aria, quali le risorse energetiche o quali l'utilizzo dell'acqua.